Salve a tutti, editrici e lettori, e benvenuti ad un nuovo video di Agenzia Che Sceglie Libri. Come state? Tutto a posto? Avete fatto degli acquisti interessanti? O vi hanno regalato qualcosa di interessante? E qualsiasi sia la vostra risposta, potete scrivere pure nei commenti, così per scambiarci informazioni. E oggi vi do il benvenuto al book haul dei libri comprati, regalati e anche dei libretti di gennaio 2017. Finalmente siamo arrivati al nuovo anno. E oggi ho molti libri che ho comprato, qualche libro regalato e un solo libro letto. Ma questo libro letto è immenso e mi è piaciuto tantissimo. Andiamo con ordine, partiamo con i libri comprati. Il primo libro che ho comprato l'ho preso a 1 euro in un centro commerciale, nei libri usati, ed è Delitto al tramonto di Ruggero Grimaldeschi, questo qui, della casa editrice Demetra. L'ho preso a circa 1 euro ed è un semplice giallo che penso sia, non so se è una raccolta di gialli, di racconti gialli o un romanzo vero e proprio, perché qui sopra dice omicidi quotidiani, quindi sono un po' nel dubbio, però non voglio spoilerarmi nulla e quindi aspetterò il giorno in cui lo leggerò per intero. Un libro che ho preso in edicola ed è molto interessante e l'abbiamo anche fatto a scuola. È l'Eneide di Virgilio, della casa editrice Corriere della Sera in collaborazione con la Rizzoli. È un romanzone, scusate, è un librone di circa 1000 pagine, testa a fronte latino e italiano, con un'introduzione della Madonna, infatti sono circa 200 pagine solo di introduzione, e l'ho pagato 6,90 euro, quindi è molto poco come prezzo. E l'ho preso perché volevo concludere la trilogia, più o meno trilogia della guerra di Troia, che inizia con l'Iliade, l'Odissea di Omero e poi l'Eneide di Virgilio. E niente, non vedo l'ora di leggerlo insieme agli altri due libri e penso proprio che mi piacerà. Un libro totalmente diverso dai poemi epici classici è La coscienza di Zeno di Italo Svevo, un romanzo psicologico e anche per certi versi filosofico, scritto da un italiano, e questa è la casa editrice Acquarelli, boh, mai sentita. E anche questo ho preso usato, infatti un po' rovinato, a 1 euro, ed è veramente una edizione un po' rovinata per quanto riguarda la copertina, ma dentro è integra, quindi è una cosa molto positiva. E anche questo non vedo l'ora di leggerlo perché l'ho fatto a scuola, Italo Svevo, e mi piace molto. Un altro poema che ho preso non in edicola, però comunque comprato e che ho intenzione di leggere, è L'Argonautica di Apollonio Rodio, un poema anche questo epico di circa 800 pagine, pubblicato dalla Burr, quindi dalla Rizzoli, e testo a fronte greco e italiano, e so che hanno fatto anche altre versioni anche di autori latini o anche di altre nazionalità, ma comunque l'ho preso perché voglio collezionare i poemi più importanti e il maggior numero possibile di poemi latini, greci, medievali, eccetera, eccetera, perché a me i poemi, non so, mi danno una sensazione molto accattivante, mi attirano tantissimo. Infatti, tra poco ne vedremo altri di poemi che sono molto più famosi, secondo me. E tra l'altro, uno di questi poemi ha celebrato i 500 anni dalla sua creazione. Il poema che ha celebrato 500 anni è niente poco di meno che Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, in questa edizione Mammoth Gold da Newton Compton, pagato 10 euro, quindi pochissimo, e mi pare sia anche ben fornito di parafrasi, di note e di introduzione, e quindi è un prezzo veramente stracciato per un'edizione fatta anche molto bene e per un libro meraviglioso. Come ho detto, io ho assistito alla mostra dei 500 anni, della creazione del poema. Mostra molto interessante, molto bella, che purtroppo è finita domenica 29 gennaio, ma che mi ha lasciato un segno dentro perché ci sono molte fonti di Ariosto, molte cose ha rivoluzionato, molte idee ha dato agli scrittori posteriori a lui. Insomma, un poema è uno scrittore che non verranno mai dimenticati. E che verranno sempre letti, o almeno spero.
Passando a un genere simile al poema epico cavalleresco, ho comprato una trilogia fantasy ed è il primo libro, la trilogia di Lothar Basler, La Lama del Dolore, edizione di Armando Curcio, editore, di Marco Davide, è un romanzo di 700 pagine passa. Molti lo elogiano, altri lo criticano, ma io non, per adesso non so nulla, dico solo che mi piace molto la copertina e mi affascina sapere che è molto lungo. Il secondo invece è sempre di Giro Trebasile, però il nome vero e proprio del libro è Il sangue della terra, con questa copertina che sembra mi sembra una cattedrale. Sì, una cattedrale, è molto apocalittica. E anche questo circa 750 pagine, mentre l'ultimo libro della trilogia si chiama Figli di Tenebra. E che conclude appunto questa prima storia, perché so che lo scrittore sta scrivendo una seconda trilogia con alcuni dei personaggi della prima, e entrambi questi, cioè tutti e tre questi romanzi sono venduti a un prezzo di circa 19 euro. Un romanzo che ho cercato da tanto e finalmente l'ho trovato in questa versione qui è La verità del ghiaccio di Dan Brown, nella collana Oscar Bestsellers della Mondadori a circa 13 euro, è uno dei suoi primi romanzi insieme a Crypto e insieme a Angeli e Demoni. E mi manca solo appunto Crypto per poter concludere per ora la bibliografia dell'autore, e penso sia un romanzo davvero interessante. Certo, non un capolavoro della letteratura, però insomma sarà molto godibile. Poi quando lo leggerò vi saprò dire. L'ultimo romanzo, che tra l'altro è un romanzo incompiuto, è L'uomo senza qualità di Robert Musil, un autore tedesco che ha scritto questo romanzo da circa 1000 pagine, pubblicato dalla Newton Compton Editori a circa 6 euro. E questo romanzo ha una particolarità: la trama è quasi inesistente. Io ho letto solamente questo e non voglio spoilermi nient'altro perché già mi intriga per come viene definito e per come viene elogiato. Poi anche questo, quando lo leggerò, vi saprò dire meglio. Adesso voglio passare ai libri regalati, così da mostrarvi questo paio, anzi, per meglio dire, questi tre libri che mi hanno regalato i miei genitori, e per poi passare al libro letto e poi chiudere tutto quanto il video. Un libro che mi è stato regalato, che fa parte di una serie di 9 o anche più romanzi, è questo, Skaldagar Pleasant, di Diablerie Bitte zum Sterben, scusate il lapsus parolifico, cioè, no, lasciate stare questa invenzione mia. E niente, è un romanzo fantasy, come ho detto prima, il terzo di una saga, e in Italia è uscito solo il primo volume e il secondo, mi pare, poi hanno smesso, brutti str. Poi c'è anche in inglese e in altre lingue, tranne che in italiano, giustamente. È lungo circa 350 pagine, ma più avanti aumenteranno e proseguire dei libri. E niente, siccome è in tedesco sarà un po' più difficile leggerlo, ma piano piano riuscirò a finirlo. E poi vi dirò cosa ne penso riguardo al romanzo. Un altro libro che è stato preso in edicola, insieme al, cioè non insieme, ma comunque la stessa collana dell'Eneide di Virgilio, è questo, Satyricon di Petronio, un romanzo dell'era romana, quindi latina, e quindi è testo a fronte, sono circa 600 pagine. E ringrazio mia madre per questo regalo, il costo è sempre lo stesso, sui circa 6-7 euro, perché il prezzo è fisso, e mi ispira molto, anche perché è uno dei primi romanzi scritti al mondo, assieme all'Asino d'Oro di Apuleio e qualche altro romanzo. E niente, poi vi saprò dire anche questo, l'ho ripetuto almeno per 3 volte, ma così è. E manca l'ultimo libro e poi passiamo al libro letto. Quest'altro libro che vedete, che è gigantesco, è un altro poema ed è niente cacca stavolta di meno che l'Iliade di Omero. Così per concludere la trilogia, Iliade, Odissea e Eneide. E questo è veramente più grande di Virgilio, e si vede, e c'è come sempre un'introduzione, e il testo a fronte è greco-italiano. Prima non l'ho detto, ma dietro c'è una
un riassunto della trama e della, una specie di presentazione, e davanti c'è il proemio dell'opera. E quindi la mia voglia di leggere questi poemi sta aumentando sempre più ogni volta che ne parlo, quindi meglio se la smetto e meglio se passiamo subito ai libri al libro letto prima che mi metta a leggerlo qui davanti a voi. Il libro che ho letto nel mese di gennaio è stato I Piedi della Terra di Ken Follett, a cui ho dato voto 10 su 10, nella casa editrice Fabri Centauria, che era venduto veniva venduto in edicola qualche anno fa, al prezzo di 7 euro, 8 euro, non mi ricordo precisamente. Comunque è un mattone di circa 1000 pagine, pubblicato per la prima volta negli anni 80, fine anni 80, e a cui ho dato voto 10 su 10, perché è un romanzo. Con molti generi, ha il genere storico perché è ambientato nel Medioevo, ma anche il genere thriller, o anche un po' di romanticismo, un po' di genere romantico, perché vi sono anche storie amorose, ma vi sono anche violenze, anche uccisioni un po' brutali, quindi ha un po' di tutto. E tutto è amalgamato così bene da spedirti direttamente nel Medioevo e farti sentire come se fossi del luogo, dell'era in cui è ambientato il romanzo. E pochi autori riescono a fare questo per me. E chi ci riesce deve assolutamente entrare nel mio albo dei migliori scrittori che esistono o che siano esistiti. Quindi ve lo consiglio e se volete leggerlo potete trovarlo nella versione da Mondadori, oppure in inglese o in tedesco, in francese o insomma, in tutte le lingue che esistono. E un'unica cosa che voglio dirvi del romanzo. Che ci sono alcune parti un po' lentine, ma che sono importanti per lo sviluppo della trama, quindi non ci devi abbattere perché servono tantissimo. Bene, questo Blue Call è finito, spero che vi sia piaciuto. Nel qual caso fatemelo sapere se mi piace al video e anche alla pagina Facebook, avete il link in descrizione. E, se siete iscritti iscrivetevi se volete, così dovete mai crescere. E se volete condividere i miei video fatelo pure, così come detto prima, mi aiutate a crescere. Se avete acquistato qualcosa del genere o qualcos'altro, come detto all'inizio del video, scrivete pure nei commenti così da scambiarci qualche opinione, qualche informazione. E se avete qualche domanda, scrivete sempre nei commenti. E io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video, che potrà essere sicuramente una recensione di un romanzo consigliatomi da una scrittrice. Quindi grazie mille per la visione di nuovo e ciao da Giuseppe e da Jessica Scelibri.